È una situazione al momento sotto controllo, quella che si sta registrando in provincia di Teramo sul fronte dei contagi da Covid, anche per quelli relativi alla variante Delta. Positivi che sono spuntati nel focolaio sviluppatosi qualche giorno fa nella frazione di Villa Petto nel comune di Colledara, a seguito del quale la ASL ha eseguito numerosi tamponi su tutto il territorio della frazione e di parte della città di Teramo, seguendo il cosiddetto contact tracing, cioè il tracciamento dei positivi. La situazione è sotto controllo sicuramente, i rischi, i decessi sono meno, i ricoveri sono meno, però ci sono, la cosa preoccupante è che ci sono ricoveri fra quelle persone che avevano iniziato il ciclo vaccinale, a dimostrazione che va concluso. Siamo preoccupati per la variante, guardi, con le varianti avremo a che fare. È chiaro che la variante Delta determina una preoccupazione non soltanto a livello locale ma a livello regionale e nazionale, e basta guardare anche cosa sta succedendo nel Regno Unito per rendersi conto che il problema c'è. A maggior ragione bisogna vaccinarsi, perché ci sono stati nei giorni passati due ricoveri di persone cinquantenni che avevano fatto una prima dose di vaccino e che però poi hanno incontrato il virus e che si sono ammalati, si sono ricoverati con alcuni seppur leggeri disturbi respiratori. Quindi insomma, se qualcuno pensa di farsi le vacanze e poi magari di ricordarsi a settembre di vaccinare, sta sbagliando i suoi calcoli. Adesso c'è un momento, diciamo, di tregua che il virus ci sta dando, seppure ancora circola, e adesso è il momento di vaccinarsi. Ora noi a Teramo siamo arrivati quasi al 62%, quindi diciamo resta un po' lo zoccolo duro, però notiamo anche che c'è, come dire, un po' di calo di attenzione, definiamola così, sulla vaccinazione. Noi ci stiamo mettendo in campo tutta una serie di nuove iniziative che vanno dall'organizzare degli slot serali e la mattina presto, tornare in qualche comune anche oltre i 2000 abitanti a fare la vaccinazione, coinvolgendo il sindaco, che è sempre un elemento, come dire, di grande coinvolgimento. Faremo anche delle attività lungo la costa, perché in questo momento, diciamo, il teramano si sposta sulla costa. Inoltre, da questa mattina è stata disposta la chiusura di un supermercato in centro città, questo perché sono stati registrati 5 presunti casi di positività al tampone rapido, che potrebbero essere confermati visto che saranno sottoposti allo screening tutti i dipendenti e quei clienti che sono stati in contatto con i dipendenti positivi del supermercato.